Bene, buonasera a tutti, ben arrivati, ben collegati a chi ci segue online. Stasera ho il piacere, l'enorme piacere di presentarvi la dottoressa Silvia Zago, che come potete vedere è una giovane ricercatrice, ma che si è già distinta a livello internazionale proprio per l'importanza dei suoi contributi scientifici. Silvia ha una formazione che praticamente l'ha portata veramente in giro per il mondo. Parte con una laurea triennale conseguita all'Università Ca' Foscari di Venezia, poi passa a Pisa dove consegue una laurea magistrale, ovviamente entrambe in egittologia, e poi ancora si sposta in Canada dove consegue un prestigioso dottorato di ricerca presso l'Università di Toronto. E in questo lungo appunto percorso si è specializzata ovviamente in religione e studio dei testi funerari dell'antico Egitto. Tra i numerosi appunto contributi scientifici dei quali parlavo prima, sicuramente il maggiore è quello che è stato edito lo scorso anno, la sua monografia che è stata tratta dal suo lavoro di tesi di dottorato, dal titolo A Journey Through the Beyond, The Development of the Concept of Duat and Related Cosmological Notions in Egyptian Funerary Literature, che un po' affronterà gli argomenti trattati in questa monografia, appunto saranno quelli che tratterà anche oggi con questa conferenza. E Silvia a Toronto ha lavorato come teaching assistant, per corsi appunto di storia dell'antico Egitto, e ha anche insegnato il corso introduttivo di lingua egiziana. Inoltre dal 2022 è visiting professor presso l'Università di Pisa, dove insegna lingue e testi dell'antico Egitto per il corso della laurea magistrale, e oggi è docente di egittologia presso il Dipartimento di Archeologia dell'Università di Liverpool. Inoltre è membro della Royal Historical Society di Londra, e inoltre nel febbraio del 2023 ha conseguito anche lo stato di Fellow della Higher Education Academy del Regno Unito, che è un riconoscimento dei risultati conseguiti nello svolgimento di attività di insegnamento e di sostegno della formazione universitaria. Solo per fare un riassunto di quello che in realtà è la sua lunga biografia. Oggi con la conferenza dal titolo Storie dell'altro mondo, la morte e l'aldilà in Antico Egitto ci farà compiere questo viaggio proprio nel confusionario mondo dell'aldilà egizio, che risulta appunto una dimensione tutt'altro che unitaria, anzi proprio le fonti che lei ha analizzato così attentamente, le fonti testuali descrivono in realtà in maniera contrastante questa dimensione, che a volte appare così accogliente, invece altre volte come un luogo irto di pericoli. Ma non voglio rubarvi altro tempo, per cui voglio lasciare la parola alla dottoressa Silvia Zago. Grazie per questa introduzione al dottor Paolo Marini, e ringrazio anche il direttivo del Museo Egizio, il direttore Cristian Greco, e il presidente dell'ACME, l'associazione amici e collaboratori del Museo Egizio, il dottor Luigi Prada, per questo invito a tenere questa conferenza stasera.
che come vedete verte sull'aldilà nell'antico Egitto, quindi mi scuso in anticipo per l'argomento un pochino non esattamente allegro, però se siete qui vuol dire che siete pronti a sorbirvi questa conferenza, quindi ho deciso di iniziare con delle citazioni di un egittologo, uno tra i più influenti delle ultime generazioni di questo intero, anzi di questo secolo e del secolo precedente, direi, il tedesco Jan Hassmann, che si è occupato di una miriade di argomenti, tra cui anche la religione, principalmente la religione e la cultura in generale dell'antico Egitto. E queste citazioni sono tratte da un suo libro che si intitola La morte come tema culturale. E ho deciso di partire da queste citazioni perché ci fanno riflettere sul tema fondamentale di questa sera, che è la morte e la mortalità. E quindi, come vedete, Jan Hassmann dice: la cultura scaturisce dalla consapevolezza della morte e dell'essere mortali e costituisce il tentativo di creare uno spazio e un tempo al quale l'uomo possa pensare al di là del suo limitato orizzonte di vita. E poi continua Jan Hassmann: la morte, o meglio la consapevolezza del nostro essere mortali, è un fattore generatore di cultura di primo rango. Ecco, questo ci fa riflettere sul fatto che la consapevolezza appunto del nostro essere mortali ci fa agire in una maniera che ci fa trovare significato nel limitato orizzonte di vita terrena che abbiamo tutti quanti. E la cultura, tanti antropologi sostengono e Jan Hassmann appunto rimarca, la cultura scaturisce da questo bisogno di dare un significato alla nostra vita terrena, ai nostri giorni mortali praticamente. Non necessariamente questo bisogno di creare significato si traduce in una credenza nella vita nell'oltretomba, perché ogni cultura, ogni società trova una risposta, da una risposta diversa a questo interrogativo fondamentale che ci coinvolge tutti quanti, cioè cosa succede alla fine dei nostri giorni. Quindi non c'è una risposta unica, la risposta è culturalmente specifica. Avrete anche probabilmente sentito, probabilmente numerose volte in documentari o letto in svariate pubblicazioni, che gli egiziani erano ossessionati dall'aldilà. Ora, questo non è necessariamente veritiero ed è anzi fuorviante. Erano ossessionati dalla morte. Non erano ossessionati dalla morte in quanto tale, erano preoccupati di assicurarsi il passaggio verso la vita eterna. Quindi la morte era soltanto un passaggio ed era fondamentale prepararsi a questo passaggio in maniera adeguata. E per questo motivo costruivano quelle tombe di pietra paragonate addirittura a palazzi monumentali che stupivano i visitatori, per esempio in epoca greco-romana, i visitatori stranieri in Egitto. E di questo ci informa ad esempio Ecateo di Abdera, uno storico, letterato e filosofo che ha vissuto in età tolemaica e che ha visitato l'Egitto alla fine del IV secolo avanti Cristo, sotto il faraone Tolomeo I, e che notava per l'appunto, anzi era sorpreso dal fatto che gli egiziani si preparassero all'aldilà in maniera quasi esagerata, secondo lui. Lui era un greco che vedeva questi preparativi per l'aldilà con occhio straniero, e appunto nota che gli egiziani costruiscono dimore eterne in pietra, mentre per le dimore di tutti i giorni, quindi le case, addirittura i palazzi del re, utilizzano mattoni crudi che dopo un po', con le intemperie, con le varie inondazioni, si dissolvono praticamente. Resta stupito da questa attitudine che gli egiziani hanno verso la morte. E tutto ciò è perché per l'appunto la tomba viene considerata il primo passo verso un aldilà eterno ed è un vero meccanismo di transizione attraverso il quale il defunto transita verso la prossima dimensione. Parlavo prima di Jan Hassmann e la morte come tema culturale. Allora, principalmente mi rifarò alle principi che Jan Hassmann espone nei suoi vari contributi scientifici nell'affrontare il problema dell'interpretazione culturale, per così dire, della morte nell'antico Egitto. E quindi, come vedete, sulla slide ho elencato una serie di immagini, per così dire, della morte che gli egiziani hanno creato per mediare l'ineluttabilità della morte, per riuscire a farla un pochino più, per esserne meno intimiditi in un certo senso. E quindi hanno creato queste tre immagini principali della morte, che possono in realtà sembrarci contraddittorie, ma per gli egiziani funzionavano in maniera complementare. Se partiamo dalla prima, la morte come nemico, questa ha come modello il mito di Osiride, Seth e Oro.
Questo mito, che diviene il mito fondamentale della cultura egizia, parte con la regalità di Osiride, che è un dio primigenio dell'antico Egitto. Osiride è il re dell'Egitto, prima dei re terreni, prima dei faraoni che conosciamo tutti, e viene assassinato per gelosia, per brama di potere, dal fratello Set. Set non si limita a uccidere Osiride, ma addirittura ne fa il corpo a pezzi e lo dissemina i vari pezzi in giro per le varie province dell'antico Egitto. Ecco, nel contesto di questo mito, quello che importa è che la morte non è una morte naturale, è una morte violenta, quindi è una morte ingiusta ed è una morte che va contrastata perché va contro i principi di quello che gli egiziani chiamavano Maat, cioè il principio di ordine universale, di giustizia cosmica e divina. E quindi si pone il problema di contrastare, di sfidare questa morte ingiusta che ha preso la forma del dio Set in quanto assassino di Osiride. E qui entra in gioco l'altra parte del mito, perché Osiride a questo punto è stato smembrato, è stato fatto a pezzi, non può fare nulla da solo. E quindi subentra la sorella Iside, che è anche sua moglie, che ne cerca le parti smembrate in giro per l'Egitto assieme all'altra sorella Nefti, ricompone il corpo di Osiride e concepisce un figlio postumo con lui e il figlio si chiama Oro. E questo è un mito fondamentale perché Oro a questo punto diventa il re dell'Egitto terreno, quindi il re in terra, mentre Osiride, che a questo punto è ricomposto non solo dal punto di vista fisico, ma anche la cui personalità viene reintegrata, viene ricomposta, Osiride diventa il re dell'oltretomba, quindi viene reintegrato nel ciclo della vita e della morte, di cui la morte fa parte della vita, quindi è un tutt'uno, e diventa il re dell'oltretomba, viene integrato nella comunità degli antenati, dei defunti e delle divinità che abitano l'oltretomba. E dicevo prima, questo è il mito fondamentale della sovranità in Egitto, perché ogni sovrano sul trono d'Egitto incarna Oro, la divinità celestiale, il re terreno, mentre ogni sovrano alla morte passa nell'aldilà e quindi incarna, diventa, si trasforma in Osiride, viene assimilato ad Osiride dal punto di vista mitologico. Quindi questo processo di intentare processo alla morte, in un certo senso di sfidare la morte, serve anche a trasformare il defunto in quello che gli egiziani chiamavano Akh, che è un concetto un pochino intraducibile in termini moderni. Significa essere efficace, essere effettivo, a volte viene tradotto con spirito luminoso, spirito beato. In sostanza Akh è una componente immateriale del corpo che non esiste prima della morte ed è ciò in cui ogni defunto spera di riuscire a trasformarsi nell'aldilà per vivere una vita eterna assieme agli dei dell'oltretomba. E quello che sottostà a questa trasformazione e che la rende possibile è proprio la ricomposizione del defunto, quella di cui parlavo prima quando spiegavo che Iside ricompone le membra di Osiride e poi concepisce il figlio Oro. E il contesto liturgico di questa trasformazione in Akh è l'imbalsamazione, il processo di imbalsamazione e la mummificazione che duravano 70 giorni. Già dunque alla fine della mummificazione il corpo del defunto veniva avvolto da delle bende e sappiamo che tramite questo processo il defunto diventava un'entità soprannaturale e lo sappiamo anche perché le statue delle divinità nei templi, che erano custodite nei santuari dei templi, erano avvolte da tessuto che i sacerdoti cambiavano ogni giorno e ridivinizzavano in un certo senso ogni giorno. Quindi il defunto nella forma di Akh entra a far parte della comunità dell'aldilà anche attraverso l'imbalsamazione, i riti che avvenivano durante l'imbalsamazione, quindi le formule che venivano recitate dai sacerdoti che si occupavano di questo processo e poi anche durante i riti funerari veri e propri, quindi la sepoltura e il funerale. E tutti questi riti, l'imbalsamazione e i riti di cui ho appena parlato, servono in realtà, funzionano come un rito di passaggio. Quindi il defunto viene, per così dire, staccato, disintegrato dalla comunità dei viventi e viene reintegrato tramite tutti questi processi nella comunità dell'oltretomba, quindi dei defunti e delle divinità, diventa appunto un'entità soprannaturale. E i riti funerali sono fondamentali perché, come diversi antropologi hanno osservato, non servono soltanto al defunto, ma servono anche alla comunità dei viventi per dare un senso praticamente alla morte e per riuscire a mediare appunto l'ineluttabilità di questa circostanza, perché se ci pensate la morte e il corpo del defunto rappresentano la presenza di un assente, di una persona che fino a quel momento abbiamo conosciuto,
abbiamo amato probabilmente e di cui vediamo effettivamente la presenza fisica, il corpo, ma che purtroppo non c'è più. Quindi servono dei riti di passaggio, tanto al defunto, tanto ai sopravvissuti che sperimentano la morte, diciamo, da un altro punto di vista. E questo processo, l'imbalsamazione, la preparazione, i riti funerari, servono sia al corpo fisico, quindi la mummia, come la chiamiamo, sia anche a ricostituire l'integrità personale, quindi l'identità del defunto, che poi si va a integrare nella comunità dell'aldilà. A questo punto il defunto spera di essere trasformato in un Ach, come dicevo prima, uno spirito effettivo, e a quel punto di sconfiggere la morte, quindi di continuare a vivere nell'oltretomba in eterno. E questo concetto di intentare causa alla morte che abbiamo visto prima con Osiride viene ribaltato e viene proprio trasformato in una procedura giudiziaria che avviene nell'aldilà. E viene ribaltato perché in questo caso non è più Osiride il morto che ha subito una morte ingiusta che intenta causa alla morte nella forma del suo avversario, il fratello Set, che lo ha ucciso, ma è in realtà il defunto, quindi ogni defunto dell'antico Egitto, idealmente ovviamente, che viene sottoposto ad una procedura giudiziaria. E quest'idea prende forma e poi si viene canonizzata ed espressa in maniera più iconica nella vignetta del capitolo 125 del Libro dei Morti, in cui vediamo appunto la scena di pesatura del cuore. Vedete, sulla sinistra c'è una bilancia molto grande, su un piatto della bilancia c'è il cuore del defunto e sull'altro c'è la piuma di Maat, la dea della giustizia. Se il cuore del defunto fosse stato più pesante della piuma, sarebbero stati guai per il povero defunto, cosa che non vediamo mai rappresentata ovviamente, perché tutti vivono sempre felici e contenti nell'aldilà. Quindi vedete il dio Anubi a testa di sciacallo che accompagna il defunto verso la pesatura del suo cuore. Lo dovete leggere un pochino come un fumetto, quindi le scene sono successive. Poi avviene la pesatura del cuore, sempre con Anubi che fa funzionare la bilancia. E vedete anche che da un lato della bilancia c'è questa creatura composita che è viene chiamata la divoratrice Ammit, che è composta da parti di coccodrillo, leone e di ippopotamo. E lei praticamente aspetta per vedere se per caso il defunto fosse stata una persona che si era comportata male durante la vita, per appunto divorarlo. E questo era quello che gli egiziani volevano evitare a tutti i costi, perché la seconda morte, la morte nell'aldilà, era effettivamente la morte vera e propria, quella che loro chiamavano la seconda morte. Quindi si sarebbe andati incontro all'obliterazione non solo fisica del corpo, ma anche a quella immateriale, quindi il ricordo che del defunto ne aveva la comunità dei viventi. Dall'altra parte della bilancia aspetta il dio Thoth, che vedete a testa di Ibis. Il dio Thoth è il dio della scrittura, della medicina, della magia, della saggezza in generale. E il dio Thoth è pronto a trascrivere il giudizio della pesatura del cuore sulla sua paletta da scriba. E a quel punto il giudizio è chiaramente sempre positivo, per quanto ci viene dato, per quanto vediamo da queste rappresentazioni, e vedete che poi il defunto viene condotto dal dio Oro a cospetto del dio Osiride, che è rappresentato in forma mummiforme, con questa corona bianca, al di sotto di un chiosco. Quindi questo è il momento in cui il defunto si deve dichiarare, come dicono gli egiziani, giusto di voce, cioè giustificato, cioè deve dichiarare di non aver commesso un certo numero di crimini, e questa è quella che chiamiamo la confessione negativa, perché il defunto si trova davanti a un vero e proprio tribunale costituito da 42 divinità, e 42 non è un numero casuale, perché 42 sono le province in cui era diviso l'antico Egitto. E quindi dal punto di vista metaforico è come se avessimo la riunione non solo del corpo ricostituito e dell'integrità ricostituita di Osiride, ma di tutto l'Egitto messo insieme, rappresentato simbolicamente attraverso i giudici del Tribunale dell'Aldilà. Abbiamo parlato di cuore sul piatto della bilancia e forse vi domanderete perché il cuore. Il cuore perché era non semplicemente considerato il muscolo cardiaco, ma il cuore era considerato la sede dell'intelletto, delle emozioni, delle memorie, di tutto quello che noi consideriamo il cervello dal punto di vista della scienza moderna. E quindi il cuore era fondamentale ed era il motivo per cui non veniva estratto del corpo durante la mummificazione, perché il defunto ne aveva bisogno proprio per essere in grado di dire di non aver commesso certi crimini di fronte al tribunale dell'aldilà.
E a questo scopo volevo mostrarvi questa formula curiosa del Libro dei Morti, il capitolo 30 o 30b, sono due leggere varianti del capitolo 30, che viene inciso di solito sul retro di quelli che chiamiamo scarabei del cuore, di cui vedete una foto sulla slide. E questa formula è una formula per evitare che il cuore del defunto venisse rimosso dal defunto, proprio perché gli serviva per il tribunale dell'aldilà. E vedete che il defunto parla direttamente al cuore, dicendogli di non ergersi a testimone contro di lui di fronte ai giudici dell'aldilà, perché c'era sempre il pericolo, o comunque si credeva che ci fosse il pericolo, che il cuore, ricordandosi, ricordate, la sede dell'intelletto e dei ricordi, c'era il pericolo che potesse decidere di parlare per conto suo e in realtà di dire cose che al morto non avrebbero fatto troppo comodo. E quindi il defunto gli parla attraverso questa formula e gli dice: non costruire un caso contro di me alla presenza del grande Dio Osiride. E poi si augura, alla fine della formula, di diventare uno spirito beato lì, intendendo l'oltretomba. A questo punto abbiamo visto il ruolo chiave della rinascita e trasformarsi in Ach. E cosa avveniva durante la sepoltura? Avveniva la deposizione del corpo nel sarcofago, nella bara, che permettevano anch'essi di procedere alla vita eterna e poi di rinascere all'infinito nell'oltretomba. E per questo giocava un ruolo fondamentale la dea Nut, che è la personificazione della volta celeste, e non solo, è una dea materna, dalla funzione materna protettiva. E questo ci porta a parlare della seconda immagine della morte, cioè la morte come ritorno all'origine. Nut era la madre dei corpi celesti, era la madre di Osiride, era la madre soprattutto del sole. E il sole viene visto nell'antico Egizio come paradigma di morte e rinascita continua, perché il sole tramonta ogni giorno, e nella concezione mitologica degli antichi egiziani il sole viene inghiottito dalla dea Nut ogni sera, e lei, praticamente il sole attraversa il suo corpo di notte, quindi compie un periodo di gestazione all'interno del suo corpo di notte, per poi riemergere, essere letteralmente ripartorito da Nut ogni mattina all'alba sull'orizzonte orientale. Quindi ogni defunto da una parte aspirava a diventare come Osiride, il dio morto e rinato nell'aldilà per eccellenza, il prototipo di morte e rinascita, e dall'altra aspirava anche ad assimilarsi al dio sole. Quindi già dall'inizio vediamo che ci sono queste due tradizioni che si compenetrano. Nut viene oltretutto, in quanto divinità madre, quanto divinità appunto dal grembo materno, viene assimilata fin dai primi testi funerari nell'antico regno alla bara e al sarcofago, e addirittura ci sono dei testi incisi sui sarcofagi che ci permettono di appunto affermare con sicurezza che era assimilata alla bara e al sarcofago, il quale, il sarcofago, si trasforma così in un meccanismo di rinascita, diventa un grembo materno a tutti gli effetti. E per questo motivo Nut viene anche rappresentata esplicitamente sul lato interno del coperchio dei sarcofagi a partire dalla 17ª dinastia, quindi siamo nella metà del secondo millennio avanti Cristo. Vedete che si stende letteralmente sopra il defunto, questi sono tutti coperchi di sarcofagi, interno di coperchi, quindi lei è letteralmente stesa al di sopra di quello che è la mummia del defunto all'interno dei sarcofagi, e viene di solito rappresentata mentre solleva il disco solare, quindi il simbolo di rinascita per eccellenza. Non solo questo, ma ci sono dei testi che leggiamo sui sarcofagi in cui Nut parla direttamente al defunto, dicendo parole di conforto, accogliendolo a lei, quindi accogliendolo verso il cielo, perché lei è la personificazione della volta celeste. Ma non dobbiamo dimenticare che questo è un destino che viene garantito soltanto ai defunti cosiddetti giustificati, quindi quelli che hanno superato il giudizio del tribunale di Osiride, lo hanno superato ovviamente in maniera positiva, quindi i defunti che sono stati dichiarati giustificati e beati. E questo concetto di eterno riparo, di protezione all'interno del grembo materno, significa anche rigiovanimento e rinvigorimento, perché la rinascita avviene all'interno del grembo materno, quindi il corpo di Nut, ed essendo lei la volta celeste, la rinascita avviene nella bara, cioè il sarcofago, e nel cielo allo stesso tempo. E gli egiziani spingono questa concettualizzazione oltre,
perché quello che conta è la funzione dello spazio protettivo e la funzione materna di Nut. Quindi Nut può non solo essere personificata nella bara, nel sarcofago, ma addirittura può essere l'intera tomba, può essere l'Occidente, visto come la terra dei morti, può essere l'intero regno dei morti, in quanto spazio protettivo del defunto e con funzione rigeneratrice. Quindi lei può essere tutte queste cose allo stesso tempo, e una delle rappresentazioni più iconiche di questo concetto materno e la protezione del defunto si trova dal Nuovo Regno in poi, soprattutto nel Nuovo Regno, ma anche poi più tardi, in svariate rappresentazioni. Come vedete, la prima a sinistra è una vignetta del papiro di un libro dei morti, possono esserci delle stele anche, ed è rappresentato nelle tombe tebane, di cui vedete un'immagine a destra, ed è il concetto che questa dea, la dea materna, è la personificazione della necropoli, in questo caso la necropoli tebana. Quindi abbiamo le montagne di Tebe Ovest, quindi sulla riva ovest del Nilo, dove c'è la necropoli, le tombe dei nobili, e vedete questa dea a forma di vacca con un disco solare tra le corna, che è la rappresentazione della dea Hathor, anch'essa dea materna, con funzione materna e protettiva per eccellenza. Ma Hathor è anche assimilata a Nut, la dea del cielo, ed è anche assimilata ad Imtet, che significa occidente, la dea dell'occidente, ed è assimilata anche a colei che nasconde il suo signore, che è un'altra personificazione della divinità della necropoli. Quindi ci sono tutti questi aspetti di divinità che vengono, diciamo, messi insieme, vengono accorpati in queste divinità che sfumano l'una nell'altra, ma quello che conta è il concetto del materno, della protezione. Quindi il defunto che si fa seppellire nella necropoli occidentale di Tebe, all'interno della montagna dove le tombe sono scavate all'interno della falesia, è letteralmente il defunto che va a installarsi all'interno del grembo materno, in quanto la falesia è la personificazione della dea stessa. E ritorneremo a questa immagine un pochino più tardi. L'ultima immagine della morte di cui volevo parlarvi è l'immagine della morte come mistero, perché il defunto si congiunge metaforicamente e si trasforma anche in Osiride, e tutto ciò avviene anche attraverso e all'interno del grembo di Nut, in quanto divinità madre protettrice. E il corpo di Osiride, e per estensione il corpo di ogni defunto, all'interno del grembo di Nut diventa l'immagine per eccellenza del mistero, di tutto ciò che non ci è dato conoscere, del sublime, perché effettivamente, se ci pensate, ovviamente noi sappiamo di avere i giorni contati, ma non sappiamo quello che avverrà, quando il momento ci coglierà, e quindi questa immagine diventa appunto il mistero per eccellenza della cultura egizia, talmente tanto che quando Erodoto si fa raccontare le usanze e i costumi della cultura egizia, si convince che la morte di Osiride e il nome stesso del dio siano un tabù per gli egiziani, e quindi scrive nelle sue storie delle parafrasi per non nominare mai il nome del dio Osiride, proprio perché anche gli egiziani stessi non dicono mai esplicitamente nei testi che il dio Osiride è stato assassinato, perché si trovano altre parafrasi per dirlo. Si dice che è caduto su un fianco, non si dice mai che Osiride viene assassinato da Set. Quindi la morte di Osiride, il corpo di Osiride, di ogni defunto come mistero per eccellenza. E a questo punto vogliamo anche capire che cosa succede nell'oltretomba e dove gli egiziani collocavano l'oltretomba e come lo immaginavano. E a prima vista questa può sembrare una domanda relativamente facile, a cui dare una risposta relativamente in maniera semplice, ma in realtà, come accennava anche il dottor Marini prima, è tutt'altro che vero, perché ci sono diverse concezioni che si compenetrano fin dall'inizio e che è difficile riconciliare in maniera non ambigua. Allo scopo di cercare di capire qual è la concezione egizia dell'oltretomba, la nostra fonte principale sono i testi funerari. E qui bisogna fare diverse premesse. Innanzitutto, sulle slide non ho incluso tutti i libri funerari, ce ne sono di più e ne vengono inventati di nuovi, per così dire, soprattutto in epoca greco-romana. Però ovviamente non abbiamo il tempo di parlare di tutte queste cose, o staremo qui per molto più di un'ora.
Quindi i testi che ho analizzato io sono partita dall'Antico Regno, dai testi delle piramidi, per poi passare ai testi dei sarcofagi, il Libro dei Morti e le composizioni cosmografiche del Nuovo Regno. Le diverse premesse che voglio fare sono: i testi che noi chiamiamo funerari in realtà non sono soltanto funerari, e per alcuni di essi, non tutti, l'origine al di fuori dell'ambito funerario è un fatto provato, quindi sappiamo che erano usati, avevano un'origine, addirittura poi venivano usati sia come libri funerari ma anche come libri di conoscenze rituali e cosmografiche al di fuori dell'ambito funerario, nei templi e probabilmente nel caso del Libro dei Morti anche i rituali di vita quotidiana. E l'altra precisazione che devo fare è che tutto quello che avete sentito finora e che sentirete ancora si riferisce allo strato elitario della popolazione, quindi i re e gli strati più alti della popolazione, l'elite del paese, i funzionari, i sacerdoti. Non sappiamo praticamente nulla degli strati più poveri della popolazione, perché come vi potrete immaginare non si potevano permettere di avere libri dispendiosi e di preparare tombe con raffigurazioni, con testi, con dipinti. Quindi questa è una cosa che va sempre tenuta a mente quando parliamo, quando facciamo queste generalizzazioni, non sappiamo niente degli strati più poveri della popolazione. Un altro problema che abbiamo è che questi testi coprono letteralmente millenni, quindi il mito dell'Egitto che rimane sempre uguale a se stesso, la cultura egizia che non cambia mai, dimenticatelo, perché in realtà non è vero. Quello che succede è che continuano a crearsi nuovi concetti, nuove idee, nuove rappresentazioni, ma gli strati più vecchi della tradizione non vengono mai cancellati, sono tutti strati che si sovrappongono, il che, come vi potrete immaginare, crea un notevole problema a noi che dobbiamo raccogliere tutti questi pezzi e cercare di metterli insieme in maniera coerente. Quindi è un enorme arco temporale di cui parliamo, dal circa 25 secolo avanti Cristo fino a poi a tutta l'epoca greco-romana. E tutti questi testi insieme ci forniscono una varietà di informazioni che appunto è difficile tenere insieme, anche perché appunto gli egiziani non scartavano mai vecchi strati della tradizione. E questo è un concetto che lo studioso Henry Frankfurt ha chiamato la molteplicità degli approcci, che è tipica della cultura egiziana, cioè il cercare, il tenere insieme soluzioni diverse allo stesso problema, spiegazioni diverse dello stesso fenomeno, che dal punto di vista della cultura occidentale scientifica moderna è una cosa un po' problematica perché non ci siamo abituati. Quindi quando si tratta di nozioni dell'aldilà abbiamo il concetto fondamentale, quello di oltretomba, che gli egiziani chiamavano la duat, che non traduco volontariamente, di solito viene tradotto con inferi, ma inferi è un termine che descrive questa parola con una sola parola moderna, mentre in realtà duat designa una serie di nozioni che sono intraducibili in una sola parola in linguaggi moderni. E oltretutto, se dico inferi, immagino che tutti si immaginino scene di tipo dantesco, oltretomba di tipo lugubre, e non è necessariamente il caso, non per tutto l'arco temporale e non in tutti i testi. Come vedrete nel grafico sulla slide, ho cercato di rendere questo problema fondamentale che abbiamo quando trattiamo dell'aldilà, e c'è questa compenetrazione di diverse nozioni. Cioè abbiamo duat, che è la nozione fondamentale. Poi abbiamo la nozione di ovest, che gli egiziani chiamavano Imenet, e l'ovest è dove il sole viene visto tramontare, quindi diventa il regno dei morti per eccellenza. E Imenet è sin dall'inizio una sorta di sinonimo per oltretomba, significa regno dei morti. Poi a partire dai testi dei sarcofagi, di cui accennerò più tardi, abbiamo anche questo concetto Imhet, che viene tradotto con caverna o mondo inferiore, perché Imhet originariamente designa il luogo di origine del Nilo vicino al Cairo, quindi in Basso Egitto. Ed essendo un luogo di origine che è sotterraneo, sottoterra, sott'acqua, proprio sotto al letto del fiume, viene anche associato, viene visto come una specie di dimensione di ponte verso l'aldilà e quindi un mondo sotterraneo. Poi abbiamo anche il concetto di Rosetau, che viene tradotto genericamente con necropoli, ma che originariamente indica solo la necropoli di Giza nell'Antico Regno e poi viene traslato per ad avere anche significati più metaforici. Abbiamo poi, dal partire dal Nuovo Regno, la nozione di Igeret, che letteralmente significa silenzio, perché ovviamente chi è morto, in teoria, si spera, sta in silenzio nella necropoli.
E poi abbiamo appunto il concetto di necropoli, che letteralmente significa ciò che sta sotto il dio Heret Necher in antico egiziano. Quindi tutte queste nozioni dell'aldilà si sovrappongono praticamente quasi tutte fin dall'inizio, si compenetrano ed è difficilissimo capire che cosa designa cosa. Quindi diventa un gioco proprio di cercare di mettere insieme molti pezzi di un puzzle infinito, e oltretutto si aggiunge il problema che in tutti questi testi fin dall'inizio abbiamo una compenetrazione di tradizioni. C'è un aldilà celeste, il cui modello è il dio Sole Ra, che appunto naviga nel cielo, poi di notte scende nella Duat, nell'oltretomba, e poi si prepara, si ringiovanisce, quindi si prepara a ricomparire sull'orizzonte orientale al mattino. Abbiamo una tradizione di aldilà sotterraneo, che è quello su cui domina il dio Osiride, il dio dell'oltretomba. E questi due destini vengono tenuti insieme dalla dea del cielo, Nut, di cui parlavo prima, che è appunto la personificazione della volta celeste, ma anche la madre di Osiride e la madre di Ra in quanto dio sole e la madre di tutti i corpi celesti. E ad entrambi questi dei, Ra e Osiride, il defunto spera di essere assimilato nell'aldilà. Se partiamo dall'opzione numero 1, l'aldilà celeste, partiamo parlando dei testi delle piramidi che sono iscritti a partire dalla metà del terzo millennio avanti Cristo nelle camere sotterranee delle piramidi di re e regine dell'antico regno. Questi testi parlano prevalentemente di un aldilà celeste, di un aldilà vissuto in una dimensione che è chiaramente nel cielo. Ci sono pochissime allusioni ad un aldilà forse sotterraneo, ma non sono esempi troppo chiari. E quindi appunto tradurre Duat con inferi faremo un grandissimo torto agli egiziani. Una cosa interessante è che questi testi, bisogna sempre considerare i testi in connessione con il luogo dove sono iscritti, quindi con il supporto materiale, con il contesto archeologico, non bisogna mai considerare i testi in isolamento. E nel caso dei testi delle piramidi, ad esempio, è importante considerare l'architettura delle piramidi perché in alcune di esse, non in tutte, questo non è un modello che si applica a tutte le piramidi, i testi sono correlati allo spazio dove sono iscritti. E quindi, ad esempio, nella piramide di Unas, di cui vedete il modello nel disegno, abbiamo i testi nella camera sepolcrale che alludono chiaramente al fatto che la camera sepolcrale è assimilata alla Duat, al cuore dell'oltretomba. Mentre poi il re, che nel suo status di Ah, che emerge dal sarcofago, se volete, metaforicamente, si dirige verso l'anticamera della piramide, che simboleggia l'orizzonte, e poi, se seguite la freccia, si dirige fuori appunto dall'uscita, che in questo periodo viene collocata sul lato settentrionale della piramide. Il lato settentrionale non è una scelta casuale perché il re si dirige verso il cielo notturno settentrionale dove ci sono le stelle cosiddette imperiture, che sono le stelle circumpolari che non tramontano mai sotto l'orizzonte, quindi sono sempre visibili in cielo. E con questo essere sempre visibili in cielo sono chiaramente un paradigma di immortalità. Questo modello di aldilà lo ritroviamo molto più tardi, faccio un salto temporale, di circa 1000 anni, anche di più di 1000 anni, lo ritroviamo nelle tombe ramessidi. E nelle tombe ramessidi troviamo quelli che chiamiamo i libri del cielo, che sono il libro di Nut, il libro del giorno e il libro della notte. I libri del cielo sono dei compendi di conoscenze non solo cosmografiche, ma anche astronomiche, proprio frutto delle osservazioni del cielo notturno che gli egiziani facevano per determinare il corso delle ore, che poi era fondamentale per lo svolgimento di rituali nei templi. E i libri del cielo ci parlano di un aldilà prevalentemente celeste, situato all'interno della dea del cielo Nut, che come vedete è rappresentata sui soffitti delle tombe ramessidi, per essere precisi sui soffitti della camera sepolcrale delle tombe ramessidi, e viene raffigurata in maniera arcuata, cioè si appoggia le mani e i piedi a terra, quindi effettivamente personificando la volta celeste, e fa un po' da cornice a questi testi che si svolgono al suo interno. E se leggiamo le didascalie che nel libro di Nut accompagnano la rappresentazione, quindi la raffigurazione, questo destino celestiale ci diventa davvero chiaro. Allora qui vedete Nut che si rappresenta la volta celeste, e nel libro di Nut viene sollevata dal dio dell'atmosfera, Shu.
e al di sotto di lei ci sono dei dettagli sui cicli astronomici di 36 stelle che gli egiziani usavano per calcolare il cielo e le ore notturne. Se ci concentriamo sulla faccia di Nut, vedete che c'è un disco solare rosso davanti alla sua bocca e quello è il disco solare notturno, quindi alla sera, che si prepara a entrare dentro di lei. Lei letteralmente lo ingoia, come ci dicono i testi. E il testo che infatti compare accanto a quel disco solare, come vedete, dice esplicitamente che la maestà di questo Dio, cioè il Dio Sole, entra nella Duat attraverso la sua bocca, la bocca di Nut, della Dea. Egli la apre e poi le stelle, che con lui diventano invisibili di notte, navigano con lui dentro il corpo di Nut. È tutto concepito come una navigazione dei corpi celesti. Quando lei lo ripartorisce al mattino, esplicitamente il testo ci dice che il Dio Sole schiude le cosce della madre Nut e vola verso il cielo. Quindi più esplicito di così direi che non si può. C'è un'altra versione dell'aldilà poi che gli antichi egiziani hanno creato e che è l'aldilà come replica della vita terrena. In questo tipo di aldilà, innanzitutto lo vediamo rappresentato nelle tombe dei dignitari fin dai tempi dell'antico regno, quindi dall'inizio, più o meno inizio metà del terzo millennio avanti Cristo, poi per tutta la durata della civiltà faraonica. E in questo al di là il tipo di oltretomba che gli egiziani si immaginano è un'oltretomba che è appunto una replica, però una versione migliore, della vita in terra. E quindi tipicamente vediamo rappresentazioni nelle cappelle dei complessi funerari in cui gli egiziani si fanno rappresentare mentre svolgono attività che avrebbero svolto durante la loro vita terrena. E questo è molto importante perché nella cappella funeraria, che è accessibile a chiunque dopo la morte del defunto, quindi non è sigillata come la camera funeraria, le persone vanno per ricordare e per ricordarsi del defunto, quindi preservare l'identità personale e commemorare il defunto con tutto quello che aveva fatto durante la sua vita, le sue attività, i suoi traguardi, era di fondamentale importanza per preservarne l'identità. Quindi qui ad esempio vedete una delle scene che vediamo veramente per millenni, che è la scena di caccia nelle paludi, in cui il dignitario, in questo caso Khnumhotep, nella sua tomba Beni Hasan, si fa ritrarre mentre caccia il pesce, caccia gli uccelli, che è anche tra l'altro è anche simbolico del trionfo di Maat, quindi la giustizia cosmica sul caos che viene simboleggiato dagli animali selvatici. Tra le attività che vediamo rappresentate, tra le più comuni che vediamo rappresentate, potrei veramente darvi un sacco di esempi, ma ovviamente non ce n'è il tempo. Tra le attività che vediamo rappresentate più spesso ci sono quelle in cui i defunti, in questo caso coppie di defunti, anche quindi il marito e la moglie, supervisionano quello che succede nelle loro proprietà, nell'Egitto terreno, e si fanno rappresentare mentre letteralmente sorvegliano i loro sottoposti che svolgono determinati compiti, quindi possono essere impegnati nei campi, possono essere impegnati nei vigneti, le più svariate attività agricole. E come vedete nel caso della tomba di Nakht sulla destra nel registro superiore, i due defunti letteralmente guardano loro stessi che compiono l'attività di caccia nelle paludi, che era un passatempo preferito della nobiltà. Nella scena di sinistra invece questa è la famosa cappella di Sennegem, un artigiano che lavorava ad Er el Medina, il villaggio dove risiedevano gli operai che costruivano e decoravano le tombe della Valle dei Re e della Valle delle Regine. Vedete Sennegem e la moglie che sono impegnati in lavori agricoli. Ora, Sennegem non avrebbe compiuto questi lavori agricoli durante la sua vita, né tanti come lui. Questo è semplicemente un cercare di riprodurre in versione idealizzata l'Egitto che loro vedevano, ma non avrebbero compiuto questi compiti durante la loro vita. È una versione appunto idealizzata dell'Egitto in cui i defunti partecipano a queste attività agricole per garantirsi letteralmente le forniture di cibo e di libagioni anche nell'aldilà, un aldilà in cui avrebbero teoricamente servito il dio Osiride. Però ovviamente nell'aldilà il defunto non voleva in realtà partecipare a questi duri lavori. E quindi per evitare il duro lavoro c'era l'opzione di avere queste figurine funerarie che gli egiziani chiamavano Ushabti o Shabti, a seconda
di come si voglia leggere questa parola, e la vedete nel rettangolo, tra l'altro. E questa è una formula del Libro dei Morti, il capitolo 6 del Libro dei Morti, che veniva scritta appunto sul retro di queste figurine funerarie chiamate Shabti. Ne vedete alcuni esempi nella foto. E questa formula, come vedete, è una formula per fare in modo che uno Shabti lavori per un uomo nella necropoli. Cioè, nel caso di Osiride si sognasse di chiedere al defunto di svolgere lavori pesanti, il defunto aveva l'opzione di chiamare queste figurine in vita tramite questo capitolo del Libro dei Morti. Queste figurine ovviamente venivano sepolte con il defunto, che ne avrebbe avuto bisogno nell'aldilà. Quindi appunto, per evitare il duro lavoro, si chiamavano in vita, si animavano questi Ushabti. Non c'è dato di sapere, o almeno io non ho ancora letto niente a riguardo, se una volta chiamati in vita si potevano anche spegnere, o se invece, non lo so, magari decidevano di entrare in sciopero. Comunque la tomba funziona come interfaccia tra i due mondi, e una delle rappresentazioni migliori che abbiamo di questo concetto è il papiro del Libro dei Morti di Nebked, che è conservato al Louvre, dove vedete la rappresentazione, questo è proprio uno spaccato in verticale della tomba. Quindi sul piano, diciamo, superiore vedete la rappresentazione del rituale di apertura della bocca sulla mummia del defunto, che il sacerdote compiva prima della sepoltura per riattivare i sensi del defunto nell'aldilà, in modo che avesse accesso appunto a tutti i sensi fisici. Poi vedete la rappresentazione nel cerchio superiore della cappella funeraria, quindi l'ingresso, e sotto c'è la tomba, il pozzo funerario. E l'interfaccia tra i due mondi è rappresentata nella tomba da quella che chiamiamo una falsa porta, che vedete nella foto a destra, che è letteralmente una porta, ma una porta che non si apre. È una rappresentazione di una porta finta in cui tipicamente compare il defunto con a volte la moglie, e il defunto viene tipicamente rappresentato seduto di fronte a una tavola o un altare che viene riempito di offerte funerarie, tipicamente cibo, con l'offerta funeraria iscritta tutta intorno. E questo è fondamentale perché rappresenta letteralmente l'icona del passaggio tra la vita e la morte, ed è davanti alla porta funeraria, alla falsa porta, che vengono deposte le offerte funerarie per il defunto. E tipicamente la falsa porta si trova o come stele o scolpita proprio come parte della decorazione sulla parete della tomba, si trova collocata al di sopra in corrispondenza dell'ingresso del pozzo funerario, che dopo la sepoltura però viene chiuso. E l'altra cosa interessante di questa vignetta è che vedete proprio lo spaccato della tomba, quindi giù, se percorrete il pozzo funerario, poi vedete la camera funeraria con il defunto racchiuso all'interno della bara, del sarcofago, e elemento interessante è un uccello a testa umana che vola verso il basso, e quello è lo spirito, quello che viene tradotto con anima in maniera un pochino fuorviante, del defunto, cioè il Ba. Il Ba, che è rappresentato come un uccello a testa umana, perché il Ba è l'elemento mobile che può muoversi tra i due mondi. Il Libro dei Morti, tra l'altro, noi chiamiamo il Libro dei Morti, ma in realtà è un insieme di formule che si chiamano formule per venire fuori durante il giorno, che significa che il Ba del defunto poteva andare e venire a piacimento dalla tomba durante il giorno per partecipare al ciclo solare nel cielo con il dio Sole Ra, e poi di notte ritornava alla tomba, quindi volava giù, come vedete in questo papiro, per ricongiungersi con il corpo che stava lì inerte nella camera funeraria. Con l'avvento dei testi dei sarcofagi del Medio Regno cominciamo ad avere decisamente più elementi a favore di un aldilà ctonio, cioè sotterraneo, un oltretomba vissuto appunto nelle viscere della terra. Anche se ancora i due concetti, un aldilà celeste e un aldilà ctonio, si compenetrano nei testi dei sarcofagi. E probabilmente questo desiderio di avere un'altra versione dell'aldilà, un aldilà sotterraneo, si rifà all'osservazione proprio del ciclo solare, perché il sole viene visto tramontare e quando il sole tramonta scompare al di sotto dell'orizzonte. Quindi da lì a pensare che ci fosse un mondo sotterraneo dove il sole passava la notte, in realtà è un passo molto breve. E quindi abbiamo questi testi dei sarcofagi, che in questo caso vengono iscritti all'interno di sarcofagi appartenenti non più ai re e alle regine, come nel caso dei testi delle piramidi,
ma agli strati elitari della popolazione non regali, quindi anche qui funzionari, sacerdoti, comunque gente d'alto rango. E la parte più interessante, almeno secondo la mia opinione, dei testi dei sarcofagi è quello che chiamiamo il libro delle due vie, che vedete, spero, rappresentato sulle assi di fondo di questi sarcofagi tipicamente provenienti dal Medio Regno. E vedete queste due vie che si snodano, queste due zigzag, queste due linee proprio serpentine che si snodano attraverso l'aldilà, una rappresentata in azzurro perché simboleggia l'acqua e una su terra ed è rappresentata in inchiostro nero. E queste sono le due vie irte di pericoli, irte di ad esempio laghi di fuoco che il defunto deve superare se vuole arrivare a vivere un aldilà eterno in compagnia del dio Osiride. Quindi anche qui con i testi dei sarcofagi cominciamo a vedere non solo un aldilà celeste da una parte, ma anche un aldilà molto pericoloso. E questa è parte di quello della funzione che hanno i libri funerari, cioè cercare di trasmettere al defunto, che letteralmente è circondato dai libri funerari, la conoscenza necessaria che gli serve per superare gli ostacoli dell'aldilà, le conoscenze che gli servono per sopravvivere nell'aldilà. Ma oltre ai libri funerari, ad esempio sui sarcofagi, ci sono anche rappresentazioni di tutto il corredo che servirà al defunto nell'aldilà, quindi non si vuole far mancare niente. E dovete anche immaginare che tutto ciò, questo è un solo sarcofago, ma tutto ciò era parte di un corredo funerario molto più ampio ed era deposto all'interno di tombe, che erano anch'esse decorate. Quindi l'insieme, il corredo funerario, i testi, la decorazione presente nelle cappelle funerarie, tutte queste cose, tutti questi elementi insieme fungevano da veicolo per la trasformazione del defunto e per la sua corretta assunzione dell'identità di Osiride giustificato per entrare nell'aldilà. Quindi testi funerari, ma anche esigenze materiali di avere appunto con sé tutti questi elementi che avrebbero fatto parte della vita quotidiana di un antico egiziano molto abbiente, chiaramente. La tradizione di Aldilà Ctonio, quindi vissuto all'interno della terra, al di sotto dell'orizzonte, raggiunge l'apice nel Nuovo Regno e raggiunge l'apice con i cosiddetti libri del mondo inferiore che sono rappresentati all'interno delle tombe dei re del Nuovo Regno che si fanno seppellire nella Valle di Re. E quello che è interessante in questo caso è che il collocamento delle tombe e la maniera in cui sono costruite corrispondono anche alla maniera in cui l'aldilà viene rappresentato in questi libri, perché è un aldilà appunto vissuto nelle viscere della terra dove il sole si nasconde per le 12 ore notturne e queste tombe sono letteralmente tombe che sono scavate per metri e metri, molti metri in alcuni casi, all'interno della necropoli, della falesia, della necropoli tebana e che scendono sotto il livello della terra. Oltretutto le tombe sono collocate in maniera strategica sotto la montagna tebana che vedete nella fotografia a sinistra, che ha una forma piramidale e la piramide, il picco piramidale, personificazione della dea della necropoli Meretseger, colei che ama il silenzio, è un simbolo solare. Quindi abbiamo ancora una volta l'aldilà sotterraneo, libri del mondo inferiore, ma sotto alla piramide simbolo solare. E i libri dell'aldilà sono svariati, ovviamente non possiamo discuterne tutti i dettagli, ma solo per farvene vedere qualcuno. L'Amduat è il primo libro che viene scritto nelle tombe della Valle di Re, significa letteralmente ciò che c'è nella Duat, ma il titolo originale, quello che è presente nel testo originale, è il libro della stanza nascosta, che fa riferimento non soltanto alla camera funeraria in cui il re è sepolto, come vedete nella foto con il sarcofago, ma fa riferimento anche alla stanza nascosta nel cuore di queste 12 ore della notte in cui è divisa l'Amduat, in cui avviene la rigenerazione del dio solare. E tornerò su questo argomento tra pochi minuti. Abbiamo poi il libro delle porte, il secondo libro dell'aldilà che appare in questo periodo nelle tombe reali, per la prima volta attestato nella tomba di Horemheb, quindi alla fine della 18ª dinastia, che è anch'esso suddiviso in 12 ore regioni della Duat, che equivale alla notte, e lo chiamiamo il libro delle porte, non è il titolo originario,
perché le ore della notte sono separate da questi enormi portali che vedete nella fotografia a destra, che sono caratterizzati dalla presenza di serpenti che sputano fuoco contro i nemici, e questi serpenti fanno passare il dio sole da una regione della notte a quella successiva. Vedete anche nella foto a sinistra una rappresentazione del giudizio, che è l'unica rappresentazione di una specie di tribunale dei morti, ma in questo caso trasposto a livello cosmico, perché Osiride decreta direttamente il fato dei nemici di se stesso, ma anche del dio sole. Abbiamo poi il libro delle caverne, che compare in epoca ramesside, in cui la Duat viene suddivisa in 6 caverne, anche queste in cui avvengono appunto numerosi eventi che succedono, il sole attraversa queste caverne di notte e viene praticamente riattivato tramite l'aiuto di diverse divinità. E per finire questa mini carrellata, i libri della terra. E i libri della terra, questo è probabilmente il libro più difficile da interpretare tra tutti quelli dell'aldilà di questo periodo, perché è una composizione molto disomogenea. Sono tutte composizioni non canoniche, ma questa in maniera particolare, perché è un insieme di vignette e testi che apparentemente venivano adattati a seconda di in quale tomba venivano iscritti. Il punto fondamentale di tutti questi libri dell'oltretomba attestati nelle tombe della Valle dei Re è l'unione notturna temporanea tra il dio Sole Ra e il dio Osiride. Questa unione avviene a diversi punti della notte a seconda di quale libro stiamo esaminando. Nel caso dell'Amduat avviene in quella stanza nascosta che ho citato prima e che vedete rappresentata lì, che è la caverna di Sokar nella fotografia a sinistra. Sokar è un dio che è a metà terrestre e a metà celestiale, è un dio a testa di falco. E i testi a questo punto descrivono un rumore, una specie di boato che viene sentito all'interno della Duat, a metà strada, diciamo, nel mezzo della notte, e questo rumore praticamente dà inizio al ringiovanimento, al percorso sì, di ringiovanimento e rinvigorimento del dio Sole, che avviene appunto in questa caverna di Sokar, che è posta sopra delle acque, non so se vedete il rettangolino blu sulla destra, e queste acque fanno parte del lago di fuoco, che fa parte delle acque primordiali che esistono tutto intorno all'Egitto, l'oceano primordiale Nun. E tutto ciò è perché la creazione, o meglio la ricreazione, non può avvenire nel mondo creato, nel mondo che ci ha dato conoscere per esperienza diretta, ma deve avvenire al di fuori, perché è un grande mistero. L'immagine a destra rende esplicita questo ringiovanimento reciproco di Ra e Osiride, perché è un'immagine famosissima che si trova nella tomba di Nefertari, nella Valle delle Regine, in cui i testi ci dicono esplicitamente che la mummia al centro, la mummia a testa di ariete con disco solare sulle corna, è la mummia di Osiride, ma in cui Ra riposa temporaneamente. Quindi col suo passaggio nell'aldilà, nelle ore notturne, Ra rinvigorisce Osiride e Osiride rinvigorisce Ra. E questo è quello che ci dicono i testi, che riposano l'uno nell'altro. I libri dell'oltretomba del Nuovo Regno sono anche quelli in cui appaiono queste punizioni infernali che vengono rappresentate con dovizia di particolari. E le punizioni sono qualcosa che vediamo già all'interno dei testi dei sarcofagi, ma in maniera meno diretta, e soprattutto nei testi dei sarcofagi non abbiamo rappresentazioni, mentre nei libri dell'aldilà del Nuovo Regno ci sono numerose rappresentazioni di svariate punizioni che i nemici di Ra e Osiride subiscono nella Duat. Quindi ad esempio vedete nemici che vengono invertiti, sono decapitati e messi sottosopra all'interno di calderoni in cui vengono letteralmente arrostiti da dei cobra che sputano fuoco. L'inversione è una delle cose che spaventava di più gli egiziani nella vita oltremondana, non si voleva ovviamente camminare a testa in giù. Vedete anche la rappresentazione del nemico fondamentale del corso del ciclo solare, che è il grande serpente Apophis, che viene rappresentato trafitto da diversi coltelli nella settima ora dell'Amduat. E nell'immagine giù a destra vedete la personificazione, questa mummia femminile, è la personificazione letteralmente di un posto che i testi chiamano il luogo di distruzione, che è il luogo di distruzione dei nemici, che nel libro della terra, nel libro delle caverne, occupa sempre i registri inferiori delle rappresentazioni dei testi, come a simboleggiare proprio le
le profondità della Terra in cui questi eventi prendono luogo. Alla fine della Duat, che corrisponde alla fine della notte, il Sole rinasce, perché ovviamente ogni notte trionfa sui nemici. E una tra le immagini, se non l'immagine più iconica di questo trionfo del Sole e rinascita del Sole, si trova nel Libro delle Porte, alla fine del Libro delle Porte, quindi questo dopo la dodicesima ora. C'è quest'icona che simboleggia i tre livelli del cosmo, dell'universo, in un'immagine unica. Quindi vediamo, partendo dall'alto e andando verso il basso, il corpo circolare di Osiride, che è a testa in giù, che sostiene un'altra figura a testa in giù, che è la dea del cielo Nut. E qui non lo vedete, ma nell'Osiraio di Abido, che è una parte del tempio di Seti I ad Abido, c'è una didascalia che è scritta all'interno del corpo arrotolato, per così dire, di Osiride, e la didascalia dice letteralmente questo è Osiride ed egli circonda la Duat. Quindi Osiride è visto proprio come non solo re dell'oltretomba, ma anche personificazione dell'intero oltretomba. Sostiene Nut, che è la volta celeste, in cui il sole si prepara a salire, perché questa è la fine della notte, quindi si prepara a salire sull'orizzonte orientale del cielo, e il disco solare viene spinto verso di Nut dal suo aspetto mattutino, quindi ringiovanito, che è l'aspetto di Scarabeo Khepri. Lo scarabeo è a sua volta all'interno della barca solare, in cui il sole naviga durante il giorno e durante la notte, e la barca solare viene a sua volta spinta verso Nut, verso Osiride, dal dio delle acque primordiali, l'oceano primordiale Nun, che costituisce anche il sottofondo dell'intera immagine, che è un'immagine acquatica, quindi da cui il tutto emerge. Quindi abbiamo i tre livelli del cosmo riuniti in un'unica immagine per simboleggiare ancora una volta la compenetrazione di tutte queste tradizioni, perché non c'è mai un solo livello di tradizione in tutti questi testi, ma tutti quanti coesistono allo stesso momento. E se guardiamo, se analizziamo non solo i testi e le immagini, ma anche l'architettura delle tombe, e nello specifico le tombe del periodo Ramesside, che hanno questo soffitto a volta, dove ci sono rappresentazioni di cieli cosiddetti astronomici, si chiamano soffitti astronomici, apprezziamo ancora di più come il considerare i testi in congiunzione con l'architettura sia davvero fondamentale. Perché abbiamo, ad esempio, se guardate l'immagine a destra, la tomba, la camera sepolcrale di Ramesse VI, il sarcofago all'interno del quale c'era il corpo del re defunto, posto al di sotto della volta celeste, simboleggiata dalla volta architettonicamente, ma anche dalle rappresentazioni sulla volta, che sono quei libri del cielo di cui parlavo prima. Sulle pareti abbiamo i libri dell'aldilà, del mondo inferiore, quindi le pareti simboleggiano le profondità della terra, e tutto questo insieme dà vita all'oltretomba simbolico in cui il re si trova a vivere in eterno e della cui conoscenza può usufruire in eterno per partecipare continuamente al rinnovo dell'universo ogni giorno ed ogni notte. E le camere sepolcrali ramessidi, è stato notato che in effetti corrispondono, se usate un po' l'immaginazione, al sarcofago, il simbolo dell'orizzonte, quindi il sole che scende o sale dall'orizzonte, dalla collina, con Nut, la personificazione della volta celeste, che è personificata architettonicamente nel soffitto della camera sepolcrale ramesside. Quindi Nut, in conclusione, possiamo dire che è colei che tiene insieme, in quanto divinità materna, in quanto spazio protettivo, in quanto appunto grembo materno, tiene insieme tutti i destini ultramondani che abbiamo visto finora, quindi Osiride da una parte, Ra dall'altro, che a prima vista sembrerebbero destini decisamente contraddittori, in contraddizione l'uno con l'altro, ma che invece funzionano in maniera complementare, come è tipico del fenomeno della molteplicità degli approcci della cultura egiziana di cui parlavo prima. E con questo vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie mille, Silvia, per questa incredibile carrellata che ci ha portato veramente ad attraversare millenni,
una quantità di fonti archeologiche e testuali praticamente infinita, che è un po' lo specchio di quello che è stato il tuo lungo lavoro e che qui appunto è solo alla fine accennato. E a questo punto passerei la parola al pubblico e chiederei appunto se ci sono domande per la nostra Silvia, insomma, se ne volete approfittare. Sì, qui. Nell'ambito dei testi delle piramidi non ci sono delle formule tipo quella 125 del Libro dei Morti? Possiamo comunque presumere che già nell'Antico Regno esistesse il concetto di giustificazione o non abbiamo basi? Possiamo dedurre da alcune formule che esistesse in una certa misura, ma era comunque applicato al livello cosmico, quindi a livello di rigenerazione del defunto in ambito testi delle piramidi, quindi regale, perché ad esempio nella formula 477 si parla proprio del mito di Osiride e Set, si parla del fatto che Set debba appunto subire questa specie di giudizio per aver assassinato il fratello. Quindi abbiamo alcuni esempi, ma la rappresentazione e comunque la formulazione più esplicita rimane quella del capitolo 125 del Libro dei Morti. E comunque il concetto di giudizio si trova anche nei testi dei sarcofagi. E solo ancora una cosa, il fatto che il Serdab fosse comunque un epigrafo può richiamare questo concetto o ci sono altre motivazioni? In che senso, scusi? Nel senso che essendo senza iscrizioni potrebbe richiamare il concetto di nascosto, quindi di nuovo di Osire, di giustificazione prima di passare al corridoio ascensionale al cielo. Quella del Serdab è un'interpretazione un pochino... Tardata. Sì, è un... Diciamo che essendo non epigrafico, quindi non ci sono rappresentazioni testi, è difficile dire esattamente a che cosa servisse. So che è stato equiparato a diverse funzioni dal punto di vista proprio della ricostruzione cosmografica degli ambienti sotterranei delle piramidi, però non tutti concordano su quale funzione avesse esattamente, quindi è difficile in realtà da dire. Grazie. Sì. Grazie Silvia per questa bellissima lezione e avrei migliaia di domande da farti, però lo limito a due. E una, hai accennato nel tuo excursus così approfondito dell'origine templare dei testi cosmografici dell'aldilà, problema molto dibattuto dal 1969, dal Der König a Sonnepriest, l'origine leopolitana dell'Amduat. Volevo chiederti su questo qual è la tua opinione informata in proposito, e la domanda successiva è: se vi è un'origine templare leopolitana, qual è la relazione che tu vedi fra il Libro delle Porte, che appare, come ci hai mostrato ovviamente, per la prima volta in Horemheb e in Ramses I, poi subito dopo, con Piankov che quando ne fece la prima pubblicazione disse sì, è un ritorno alla tradizione, ma in realtà il Libro delle Porte rispetto all'Amduat a mio giudizio risente anche ancora un po' dell'afflato amarniano, però ecco, volevo un attimo la tua opinione su questo. Allora, per quanto riguarda l'origine al di fuori dell'ambito funerario, decisamente, perché ci sono proprio dei parallelismi che è impossibile negare. Se uno legge i testi, appunto quello che hai menzionato adesso, che è il... per citare ancora Jan Asman, Jan Asman ha pubblicato ha editato questo testo, che praticamente spiega la funzione del re come sacerdote del Dio Solare e quindi come depositario delle conoscenze cosmografiche che gli servivano in quanto sacerdote del Dio Solare per far funzionare il cosmo ogni giorno, quindi il corretto funzionamento del ciclo solare, che era quello che letteralmente poi si portavano nell'oltretomba. E se appunto uno va a leggere i testi, gli inni del mattino e anche i testi cosiddetti della sera del sacerdote del Dio, del re come sacerdote solare, i testi sono praticamente identici, per esempio alla fine, alla dodicesima ora dell'Amduat, cioè si dicono le stesse cose, cioè che il Dio Sole si prepara a salire sull'orizzonte orientale del cielo
è ringiovanito e che si prepara ad aprire e schiudere le cosce di sua madre Nutte. I testi sono proprio, cioè sembrano copiati l'uno dall'altro, quindi decisamente, ma anche poi il libro dei morti, cioè ci sono un sacco di formule che dicono esplicitamente che chi conosce quella formula insomma avrà una vita serena non solo nell'oltretomba ma anche sulla terra. Quindi quello sì, decisamente, c'è un'origine anche appunto nei testi, soprattutto nei testi cosmografici del Nuovo Regno, c'è un'origine di sicuro in ambito templare. E per quanto riguarda il Libro delle Porte, concordo con te sull'episodio amarniano, è decisamente qualcosa di innovativo rispetto all'Amduat, c'è anche appunto il concetto di porte e soprattutto il concetto di giudizio che non vediamo in nessun'altra parte, cioè non è rappresentato in quella maniera iconica come alla metà del Libro delle Porte, cioè il Libro delle Porte si interrompe letteralmente per far spazio al giudizio sul livello cosmico dei nemici di Osiride e di Ra, ed è scritto tra l'altro, come saprai, in scrittura crittografica, quindi anche questo insomma probabilmente risente dell'influenza amarniana, nel senso che magari volevano rappresentare i nemici dell'epoca amarniana rappresentando i nemici del dio Sole e del dio Osiride. Ci sono altre domande? Ancora qualche minuto e poi ci salutiamo. Bene, allora io ringrazierei ancora una volta la dottoressa Silvia Zago e niente, vi diamo appuntamento alla prossima conferenza. Grazie ancora.